Buon day, io sono barbuto, ma non ho la barba. Ragazzi, guardate un po' cosa ho addosso. Oggi è il giorno, oggi sono usciti. Oggi sono usciti. È uscita la nuova collezione del Petacolo, raga. La trovate anche bianca, super pelosa. Guardate qualche roba. La trovate il link in descrizione, è il regalo perfetto per Natale. E tutte le altre saranno in sconto, quindi correte sul sito. Allora, il video di oggi è un video molto divertente. Vi parla giusto del futuro perché non avevo fatto la intro. Praticamente a Roma ho deciso di ignorare la mia ragazza, ovvero Bea. In qualsiasi momento io prendessi in mano il telefono, quindi quando facevo le storie, quando vloggavo, facevo proprio finta che lei non ci fosse. Cioè, tipo, andavo in giro e dicevo, sono in giro da solo. Ovviamente solo quando riprendevo. Questa cosa l'ho fatta incazzare abbastanza. È stato divertentissimo perché voi immaginate di uscire con una persona e quella persona fa finta che non ci siete. Cioè, bruttissimo. Vi lascio al video, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, se siete nuovi commentate con hashtag nuovo iscritto. Perché? Vabbè, che nel periodo del nascimento è stata buttata giù e rifatta totalmente da capo. Cosa di Ma ti svegli? No, ti stavo dicendo che è stata rifatta tutta, ok? E io la voglio vedere stasera. Ma guarda che stai registrando, Giuseppe, eh? Ho fatto qualcosa, ma ti sei sbagliato. Ma no, vabbè, ragazzi. Guarda che stai registrando. Mi devi fare uno scherzo. Non ho capito, Steph, mi devi prendere in giro. Oh. 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 Io non ho parole come sei fatto, ma ho fatto qualcosa di sbagliato? Ma stai ridendo? Stai arrabbiato con me? Oh. Senza che sono fatte a voi. Grazie mille. Questo è lei. Grazie. Posso chiederti anche fatto video? Io sorry. Posso chiederti il ketchup per la mia per Valentina? Grazie. Tutto ok? Perché? Non ti è piaciuto il video? Non è che sarebbe dopo me? Sarebbe dopo me. Stasera sono in giro per Roma e sto andando alla Fontana di Trevi. Ho deciso di andare da solo stasera a farmi un giretto da solo perché volevo un attimo di intimità, un attimo di tranquillità. Ho detto stasera vado solo io e la mia barba. Non ho neanche quella. Te non stai bene, a parte che ho deciso io di venire. E niente, quindi ho deciso io di andare alla Fontana di Trevi stasera di mia spontanea volontà e da ma solo. Ma cavolo sei? Oh! Non stai bene. E niente, ci sono già stata alla Fontana di Trevi. Anch'io. Beatrice stasera non ha voluto venire. Ma sono qui. Perché diceva che non c'aveva voglia. Hai rotto, basta Giuseppe, dai, il gioco mi ha detto, vabbè, dura poco. Ho detto vabbè, andiamo da soli alla Fontana di Trevi, perlomeno faccio un vlog, perlomeno faccio un vlog, almeno mi tengo compagnia, parlo un po' da solo. Per consolarmi, visto che sono da solo, mi sono venuto a prendere un bel gelato. Al tiramisù, appunto per tiramisù, visto che stasera sono stato abbandonato. Scusa, ma guarda. Dai Giuseppe, smettila, non sei simpatico. Comunque stavo pensando che sono davvero simpatico. Sono arrivato finalmente alla Fontana di Trevi. Eccola qui. In tutto il suo splendore. Stavo pensando, ma se ci facessi un bagno dentro. Secondo me ti cacciano. Secondo me mi cacciano. Ok, sono appena andato via dalla Fontana di Trevi, ora continuo il mio percorso. Il mio percorso per Roma solo e soletto. Magari fatemi sapere nei commenti se voi ogni tanto andate a farvi i giri da soli. Ma guarda che ci sono. Oh, ma mi rotto. Sapete? Però ci fai una brutta figura, sempre, quindi non dire vado da. Non vorrei fare una brutta figura dicendo magari cose che non so. Aspetti! Oh, stanno facendo
facendo una foto. Io sto proprio. Non se ne è accorta, non se ne è accorta. Sto per rispondere. Mi hai risposto finalmente mi hai risposto. Comunque. Dai, ma non te ne andare, aspettiamo. Ah, mi è venuto in mente che voglio aspettare un attimo. No, scherzo, voglio andare via. No, mi sa che non è il Pantheon questo qua. Queste colonne sono gigantesche. Comunque queste colonne sono gigantesche. Sono proprio grandi. Di non ascoltarmi. Allora, ho appena chiesto informazioni, dai. Quello lì non era il Pantheon. Il Pantheon. E quindi dai, praticamente adesso andrò dai, in questo Pantheon. Pantheon. Dai. E niente. Dai, quelli lì non erano molto simpatici. Comunque. No, erano molto buoni. Allora vi spiego. Ho chiesto delle informazioni ad un gruppo di ragazzi, solo che ce n'era uno in particolare. Comunque, con la barba, che era bellissimo, e Giuseppe si è incavolato, perché secondo me si è incavolato, cioè non me l'ha detto, però ha preso e si è scappato via, perché io ho parlato con questo ragazzo qua, sto e ho anche aggiunto Pantheon. Che era bello. Sono andato al Pantheon, sto trovando degli ostacoli nel percorso. Eccolo, sono arrivato. È bellissimo, però è poco illuminato questo Pantheon. Io adesso ti picchio. È bello, proprio bello. Proprio bello, anche se quelli lì non sono stati molto simpatici a darmi le indicazioni. L'ho trovato. Quel cane è appena scappato dal padrone, si è avvicinato a me, alle mie non gambe. Non è vero, si è avvicinato a me, ma alle mie gambe. Ma io non lo... E allora gli ho detto fermo, che arriva il padrone così. E lui voleva un po' di coccole da me, ma proprio era lontanissimo, è corso verso di me sulla mia non gamba. Non è vero, a me, è venuto da me quel cane. E niente, a me. Ma non è anche perché dai, sono qua da solo. Non è vero, ragazzi, non è vero, è successo a me. Ogni tanto faccio queste riprese alte. No. Perché voglio far vedere anche il panorama. Dai, così è un po' esagerato. Questo Pantheon è così gigante, aspettate, è così gigante che non riesco neanche ad abbracciarlo. È gigantesca. Abbraccio questa colonna. Scusa. È gigantesca questa colonna. Hai finito? C'è così tanto silenzio che rimbomba. È la canzone di Queen. È proprio silenzioso, eh? Ah, senza farlo apposta mi è venuto in mente questo motivetto dei Queen col fischietto. Guardalo. Che fa? Sto ignorando tantissimo. Mi sono appena impossessato di questa sciarpa bellissima. Ma è mia. Me l'ha regalata una ragazza in giro. Eh? Mi ha visto e ha detto tieni questa sciarpa. È la mia sciarpa. E io l'ho presa. Dai. Comunque questo vlog mi piace, dovrei fare più spesso queste camminate da solo. Damn. Oddio, ci sono passato sotto. Ignoro la mia ragazza. Level. Boh, tantissimo. Ragazzi, sono finalmente tornato a Milano. Sto bevendo il mio caffè. Anche oggi sono da solo. E sono tornato a casa, quindi io direi di concludere questo video. Starete chiedendo perché ho dello smalto sulle unghie. Queste foto che tra l'altro usciranno oggi. E nulla, quindi io vi saluto, vi mando un abbraccio, vi mando un bacio, ora mi bevo il mio caffè. E niente, mi aspetto una serata a casa da sola. Ma... dai, basta, Giuse. Cosa? Adesso hai finito? Sì, ho finito. Perché scusa ti sei messo a non cagarmi nei video? Cioè, perché ti sei messo a non cagarmi più nei video? Io sto cosa non ho capito. Non ho capito in che senso non ti cagavo nei video. Ah, che non ti riprendevo? No, non solo, che non mi rispondevi neanche. Che problema c'è? Come che problema c'è? Ero lì di fianco a te? Tu lo dici? A me non sembra che fossi di fianco a me. Ma che cazzo? Ma cosa stai dicendo? Dai, non fai essere volgare. Tu dici che alzo la voce e ti incavoli. Per favore, eh. Non è vero, ero lì di fianco a te e tu non mi cavoli. Dimmi se ti ho fatto qualcosa. Ah no, volevo fare un vlog da solo, solo che c'eri tu, allora volevo far finta di Ma dirmi Bea voglio fare un vlog da solo invece di ignorarmi e farmi fare, cioè. Tu non stai a posto. Non stai bene. Te l'ho detto questi giorni, non stai bene. Però siamo andati a Roma insieme, se vuoi fare un vlog da solo vai a Roma da solo. Ma infatti so, cioè, è come se camminavo da solo, no? No.
parlavo da solo. Lasciamo fare? Ma cos'è? Ma mi stai prendendo. Dai, mi stai prendendo in giro. Mi stai prendendo in giro. In che senso? Mi stai prendendo in giro. Dai, mi stai facendo un altro video, dov'è? Eh? Dov'è la fotocamera? Mi stai l'ho appoggiato il telefono, sto più riprendendo. Mi stai facendo un altro video. Mi stai facendo un altro video? Non ti sto facendo un video, il video è da solo, io che parlo. Dove vado in giro? Potevi dirmelo, almeno evitavo. Di fare? Di star lì, no? Invece di fare lo stupido come fai tu. Che mi ignora tutto il tempo. Mi rubai pure le frasi. Che cazzo di faccia è quella? Tu stai bene. Adesso hai ripreso a non parlarmi più. Oh, ma ti puoi curare, per favore? Curati veramente. Dai, io sono stanca, ci sei, andiamo a casa. Oh, dai, mi fa male, non ce la faccio più, non ti sopporto più, basta. Ah, l'ho beccato il telefono, mi stai riprendendo ancora. Dai, guarda, io dopo di questo ho i video con te. Portami a casa, basta, non ti sopporto più. Finalmente non ti faccio fare, non ti faccio... Ma non così, ma scusa. Ridi, ma sei un coglione, eh? Oh, ma stai bene? Oh, Giuseppe, dai, voglio andare a casa, ho basta rotto. Non stai bene. Non mi fai ridere, sono arrabbiata. Non ti avvicinare, portami a casa le cose. Comunque ti devo dire una cosa. Cosa? Questo era... Era un video. Ti ignoravo. Per tutto il giorno, per 24 ore? Ho notato. Ti devo dire. E niente, quindi... Sei stato divertentissimo. Ma io guarda. No, io me ne vado da sola, non chiamo mio padre.